L'idea di Europa che sorge nel periodo della Prima Guerra Mondiale è un'idea strettamente legata all'evento storico, Prima Guerra Mondiale, come Prima Guerra Moderna, e un'idea di Europa che pone al suo centro, a differenza di altre idee di Europa successive, il concetto di cultura. Il concetto di cultura e si instaura all'interno di una visione della storia che vede nella storia un percorso naturale nel quale si alternano crisi e rinascite. Un esempio fra i molti, uno dei più noti, il libro di grandissimo successo all'epoca del filosofo Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente. Quindi questa idea di tramonto, di decadenza, di fine di un'epoca e di rinascita di una nuova epoca, europea. Altri autori che si sono occupati di questo, che hanno affrontato il tema dell'Europa e l'hanno teorizzato sia in scritti saggistici che nelle loro opere letterarie, sono Hugo von Hofmannsthal per l'ambito austriaco e Thomas Mann per l'ambito tedesco. Un'altra specificazione da fare è che il concetto di cultura messo al centro di queste visioni europee è un concetto che in ambito tedesco ha delle connotazioni diverse da quelle che ha in altre culture europee, in altre letterature europee. Cultura in ambito tedesco è strettamente, rigidamente contrapposta all'ambito politico-economico. Quindi, è un concetto che si contrappone nettamente al mondo moderno. Il concetto di cultura è caricato di una connotazione positiva che in altre, accezioni, pensiamo solo al termine italiano di cultura, non ha, in cui il termine cultura è più generico. Quindi, diventa un termine, molto positivo, molto connotato positivamente e molto contrapposto a tutti gli ambiti del mondo moderno, come la tecnica, la politica e l'economia.